Incredibile, stiamo facendo un secondo video dopo una settimana e mezza. C'è chi ci ha dato per dispersi, chi ci ha dato per morti, chi ha pensato che avessimo venduto il camper, ma no. No, siamo ancora qua. Io sono Fabio. Io sono Chiara. E noi siamo gli Allemandici. Vogliamo parlarti di un acquisto che abbiamo fatto che si è rivelato molto molto utile. Che è questo? Un inverterino. Un inverterino della Bestech 300 watt ad onda pura. Non ci servono per fare chissà cosa, ma non ci sono serviti fino ad ora in realtà, perché adesso collaboriamo con un tour operator che è Rotta 360, portiamo degli equipaggi in giro per l'Europa e comunichiamo con gli equipaggi in coda con delle radioline. Queste radioline però hanno un difetto, almeno questo modello di radiolina. Sì. E che ha una base di ricarica e ti danno direttamente la 220 per ricaricarla, la spina 220. L'esigenza era non lasciare in panne i nostri equipaggi dietro di noi. Quindi ci siamo dotati di questo inverterino che abbiamo pagato... Sì, sui 50-60 euro costa veramente poco. Qui sotto nella descrizione ti lasciamo il link su Amazon dove puoi acquistare anche te questo inverter. Ma perché abbiamo scelto un inverter onda pura? Questo ci serviva giusto appunto da tenere davanti accanto a noi mentre guidiamo per mantenere in carica, sì, soprattutto le radioline, i cellulari magari, insomma le cose che vogliamo con noi durante anche il viaggio. Anche perché, come ti facciamo vedere subito, questo inverter ha in dotazione il cavo per attaccarlo all'accendisigari e il cavo per attaccarlo direttamente alla batteria. E se colleghi l'inverter alla batteria con i cavi può rilasciare fino a 300 watt. Sì. Mentre caricato, cioè attaccato all'accendisigari, fino alla metà, quindi 150, 120, sì, 150. Questo perché? Non perché lui non ce la faccia, ma perché no, la spina dell'accendisigari delle macchine per cui è pensato questo erogano quella massimo, quei watt massimi. Abbiamo scelto esplicitamente un inverter a onda pura e adesso ti devo spiegare, in poche parole ci provo, come funziona un inverter. Noi in camper abbiamo le batterie che viaggiano a 12 volt in corrente continua, vedi che mi fa l'interrogatorio. Mentre se dobbiamo ricaricare, adesso qui abbiamo un esempio di un caricabatterie di un cellulare, potevo attaccarlo direttamente alla USB, ma non importa perché questo è un caricabatterie, quelli... Per la ricarica veloce, tra l'altro, quindi... Quindi qua abbiamo invece una 220 in... corrente alternata. Brava. Brava. Quindi noi dobbiamo trasformare la corrente che abbiamo nelle nostre batterie. Oltretutto noi abbiamo una batteria a litio che ti mettiamo sempre qui sopra, non so dove. La nostra mitica batteria al litio. Non sappiamo mai dove compariranno, ma da qualche parte della Perfectium, che ci stiamo trovando da Dio, da 100 ampere, una batteria che dà corrente continua come tutte le batterie. Dobbiamo trasformarla in corrente alternata. Quindi per fare questo lavoro ci vengono in soccorso gli inverter. Gli inverter ne abbiamo di tantissime potenze. Attento che se monti un inverter di potenze elevate, parliamo di 1500-2000 watt, che nei camper ci sono, ti consigliamo veramente di prendere la batteria al litio, perché la batteria al litio ti rilascia abbastanza corrente per gestire questi inverter. Un inverter sulle batterie normali stressa davvero, sì, tanto le batterie. L'inverter è fatto sostanzialmente di tre parti. Un piccolo aggeggio che è un transistor che serve per andare a fare proprio l'inversione della corrente, quindi passare dal più al meno, e ci fa venire l'onda perfettamente sinusoidale, quindi l'onda che viene generata da una 220 che va benissimo per ricaricare soprattutto i computer, le cose elettroniche che desiderano quel tipo di onda lì, perché altri tipi di onda le patiscono abbastanza. Dopodiché abbiamo un amplificatore, perché dobbiamo portare sul segnale, quindi aumentare i watt disponibili. E per ultima cosa abbiamo due magneti. Sono poi quelli che permettono il principio fisico attraverso cui tiriamo questa trasformazione di corrente tiriamo avviene. Su da 12 volt a 220. Fabio ha parlato di onda pura perché anche lì ci sono vari tipi di onde che vengono generate, le onde quadre, insomma. Forse per il camper, per l'uso che facciamo in camper, l'onda pura è quella che ci serve assolutamente. La bellezza di questo inverter qual è? Uscita a 220 classica e per comodità anche altre due uscite USB che fanno al massimo fino a 2.4 ampere e due fusibili di protezione. Come però, ti dicevamo, lo teniamo sul cruscotto del camper quando siamo in viaggio,
e attacchiamo i nostri vari dispositivi, non, ma non solo, addirittura lo utilizziamo in alcuni momenti per ricaricare i cellulari con la ricarica veloce. Quando siamo in libera o sì, anche posti in sosta, dove non ci abbiamo corrente, l'attacchiamo. In poco tempo noi abbiamo la possibilità di avere i cellulari ricaricati. Sì, certo, perché questo inverterino è veramente semplice da utilizzare. Lo colleghi, qua ci sono dei dadi, lo colleghi, vedi, prendi, colleghi, mi raccomando, il colore del filo sull'ingresso del corrente. Nero col nero, rosso col rosso. Così, e l'avviti e lui è già pronto a funzionare. E ora vita. Quindi molto molto semplice, te lo consigliamo se hai bisogno di ricarichi molto piccoli come nel nostro caso. Appunto, per macchinette del caffè, phone e quant'altro no, ma ti sveleremo poi appunto in futuro che soluzione utilizziamo noi in questi casi quando siamo magari in libera e ci interessa asciugarsi i capelli. Già. E quindi dai, con questo abbiamo finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.